Ciao a tutti e rieccoci di nuovo qua sul mio canale. Allora, oggi vi voglio far vedere un video che non parla di tool di hacking, ma vi voglio far vedere un po' più nello specifico una navigazione approfondita nel dark web. Questo perché? Perché ho visto che l'argomento è molto di interesse e quindi volevo farvi appunto vedere. Entrando proprio nello specifico in alcuni motori di ricerca del dark web, che cosa si riesce a trovare. Non vi voglio anticipare nulla, ma voglio dirvi che se troverete questo video un po' disturbante, nel senso che una navigazione che farò vedere sarà anche nella pagina principale di una Red Room, ok? Ovviamente non sono entrato nella Red Room perché vi spiegherò poi nel video che non è che si entra nelle Red Room così facilmente, ma vi farò vedere che però se sapete navigare nel dark web riuscite a trovare veramente anche queste cose. Quindi detto questo, passiamo alla visione del video, quindi alla ricerca di link appunto nel dark web un po' più specifici e a fare una navigazione molto più specifica nel dark web, ma prima di farlo vai con la sigla del canale. Ok, come vi dicevo, oggi guarderemo un po' più nello specifico alcuni siti nel dark web. Allora, intanto il sito che state vedendo, questo qua è un sito che io ho trovato che vi indica praticamente quali sono anche i motori di ricerca che si possono utilizzare nel dark web. Allora, come potete vedere, sono suddivisi ovviamente con un elenco e al primo posto abbiamo Notevil, non l'ho mai utilizzato. Poi c'è il più classico Torch, ok. Poi abbiamo Amia che lo stavo provando prima e devo dire che i risultati che fornisce questo motore di ricerca sono veramente allucinanti e dopo vi farò vedere perché. Poi abbiamo, vabbè, Amia sempre però per la parte di I2P Network, che è una rete ovviamente differente da Tor. Avevo fatto dei video anche su come configurarla, chiaramente, ma non è quindi l'oggetto di questo video. Poi abbiamo Candle, anche questo non l'ho mai provato, lo proverò. Abbiamo Kuo, Phobos, Searx, archive.org, Virtual Library, Wolfram Alpha, Google Books, insomma, vabbè, via discorrendo. Comunque sia, come potete vedere, i motori di ricerca per trovare comunque dei siti nel dark web ce ne sono veramente, veramente tanti. Nel nostro caso di oggi utilizzeremo Amia, che è questo. Quindi quello di cui vi avevo detto che potevo farvi vedere il video. E vabbè, come potete vedere, l'indirizzo comunque sia è un indirizzo in HTTPS, comunque con un DNS, comunque FI sarà Finlandia, credo. Comunque sia, non è un indirizzo criptato. Però questo motore di ricerca va a trovare praticamente tutti i link che andremo a ricercare nel dark web. Quindi vi faccio un esempio, vediamo subito. Io voglio ad esempio ricercare hacking, metto una parola semplice, ok. Come potete vedere è anche abbastanza aggiornato, nel senso che comunque vi dà anche da quanto tempo è presente il link, quindi vi dice anche i mesi che questi link sono attivi. Ovviamente, come ben sapete, nel dark web i link, soprattutto per le cose illegali, ovviamente non hanno vita lunga, nel senso che vengono chiusi molto spesso, perché comunque si vendono delle cose che ovviamente non sono molto,
come dire, molto, molto, adesso mi sfugge il termine, scusate, molto legali, ecco, diciamola così. Quindi di conseguenza, come potete vedere, cioè i link comunque sia, non è che sono ovviamente aperti da chissà quanto. Considerate che molte volte vengono aperti comunque dei siti aperti e chiusi in giornata, per poi essere riaperti e richiusi in altri giorni, ovviamente con dei DNS differenti. Per DNS differenti intendo comunque i link che, anche se sono criptati, ovviamente dopo un po' di tempo che sono presenti, chiaramente la polizia o chi per loro può intercettarli o farli chiudere o andare a beccare praticamente le persone che gestiscono questi siti. Vabbè, comunque sia, allora adesso abbiamo messo nel motore di ricerca la parola hacking, quindi andremo a cliccare magari su questo qua, il secondo, vediamo, ci impiega ovviamente un po', adesso verrò reindirizzato, ovviamente, ok, vabbè, niente, qua come potete vedere io ho messo la parola hacking per ricercare, vabbè, chiaramente delle persone che fanno hacking. Come potete vedere, questo qui è un sito ben fatto dove vengono indicati una serie di servizi che si possono fare a livello hacking. Ci sono i prezzi, abbiamo poi anche la parte elettronica, quindi cioè questo è proprio un marketplace, eh? Quindi abbiamo anche la parte elettronica dove potete vedere le foto degli iPhone 12 o che cavolo, se sono iPhone 12 o cosa sono, iPhone, boh, non si capisce, vabbè, comunque sia, come potete vedere abbiamo computer, telefoni di dubbia provenienza, insomma, è sempre iPhone 11 erano. E come potete vedere i prezzi ovviamente non è che sono così alti. Vabbè, mi raccomando, io se voi andate per curiosità a vedere nel dark web questi prodotti, mi raccomando, in visione non comprate assolutamente niente. Anche se molti siti sono fake, ma ci sono dei siti veramente reali, dove però per la rivendita, come dicevo in un altro video, la rivendita viene fatta da un venditore verso l'acquirente, ma c'è una terza persona che si chiama escrow in mezzo, che è quella persona che viene definita, tra virgolette, broker, ed è quella persona che garantisce che il compratore riceva la merce e che il venditore riceva il pagamento, perché ovviamente il pagamento è in Bitcoin, quindi in nero, in nero, in nero, diciamo non rintracciabile, quindi sì, in nero, e di conseguenza questa terza persona è quella che permette che tutta la compravendita funzioni bene, ovviamente prendendosi una minima percentuale. Allora, quindi abbiamo visto questo sito qua, tornando indietro, ok, ritorniamo al motore di ricerca. E proviamo a mettere, non lo so, un'altra parola, Gans. Vediamo che cosa trova. Anche qui, come potete vedere, mettendo Gans mi trova una valanga di siti, con ovviamente da quanto tempo sono aperti. Per esempio, questo qua ce n'è uno che è aperto da 4 settimane, da 3 settimane, è 3 giorni. Proviamo ad entrarci, vediamo un po'. Ok. Ovviamente per la navigazione su questi siti mi raccomando, ecco, questo qui vedete è uno di quei siti dove vi dovete registrare. Però vi stavo dicendo, per la navigazione su questi siti mi raccomando, attivate tutte le protezioni, quindi Tor, VPN, via discorrendo. E comunque sia, se andate in visualizzazione non correte nessun rischio e pericolo, a meno che non scaricate dei file, cosa che vi sconsiglio, nel senso non scaricate niente, né immagini, nulla, perché molte volte possono essere delle immagini che contengono dei malware e qui ne trovate un'infinità, ve lo garantisco. Questo sito, come vi dicevo, Eurogans, aperto da 3 settimane, chiede la registrazione. Se io mi voglio registrare, vabbè, ovviamente vi dice di mettere il nome utente, la password e di ripetere la password. Ovviamente noi non ci registreremo, ma andiamo a prenderne un altro che magari è aperto da un po' più di tempo. Questo qua da 5 settimane aperto. Andiamo a vedere che cosa propone. Ok, ecco, vabbè, questo qua già vi fa vedere le figurine.
pistole, fucili, fucili automatici, insomma, questo qui vende un po' di tutto. Vediamo il range, ah, proprio il listino, proprio, cioè, proprio un mercato questo, cioè, come potete vedere, no? C'è anche il numero di WhatsApp addirittura qua. Ma questo qui mi risulta però più come un'armeria, più che una roba nel deep web, perché A, l'indirizzo in chiaro, e B, contact us, WhatsApp, email, mi sembra, cioè, mi sembra un po' una cosa più regolare rispetto a quello che può essere il mercato nero, cioè uno che mette il numero di telefono in WhatsApp, e il WhatsApp e la mail, vabbè, la mail, protomail non è rintracciabile, però, boh, vabbè, mi sembra un po' strano sto sito, vabbè, cambiamo. Proviamone a vedere un altro. Vediamo. UK Guns Ammo Store. Questo qui è aperto da 4 settimane. Proviamo a vedere quest'altro. Vabbè, questo qui è, mi sa tanto di sito fake. Sì, perché questi qui li trovi anche sulle Hidden Wiki, quindi no. Vediamo il primo. Black Market Guns, no, vediamo il terzo, 3 settimane che è aperto, vediamo. Ok, indirizzo criptato, quindi in teoria dovrebbe essere ovviamente un qualcosa di illegale. Se si apre. Allora, eccolo qui. Allora, anche qui vediamo che vendono un po' di armi di dubbia provenienza. Anche qui comunque vi dovete registrare, ovviamente. Però anche qua le vendono in dollari. Di conseguenza, anche questa mi sembra un'armeria a me. Cioè, di solito gli acquisti di queste robe si fanno in Bitcoin, non in dollari. Transazione, black market, boh, non riesco, affiliate area, vediamo. Login, registration, boh, vabbè, a meno che poi il pagamento, cioè loro vi fanno vedere il costo praticamente in dollari, poi in realtà quando dovrete pagare, magari se volete comprare un arnese del genere, è in Bitcoin, però stiamo a vedere. Vendono anche i proiettili, proprio, vendono di tutto qua. Cioè, proprio, boh, così alla luce del giorno. Cioè, se uno sa navigare un attimino, come potete vedere, queste cose le trova. Vabbè, niente, cambiando argomento invece, vi voglio far vedere una cosa che magari molti di voi pensano sia un fake, pensano sia una cosa che non esista, eccetera, eccetera. Beh, allora, la maggior parte di quello che vi starò per dire, ovviamente, sono dei fake, sono delle cose fatte per abbindolare persone che magari credono di entrare veramente in una stanza e vedere determinate tipologie di comportamenti. E perché vi dico questo? Perché adesso metterò come motore di ricerca Red Room. Ok, che cosa sono le Red Room? Intanto ve lo spiego, le Red Room sono delle stanze dove sono presenti due soggetti, che può essere una vittima e un boia, ok? C'è una telecamera online, praticamente le persone che entrano in visualizzazione della Red Room pagano il boia per far sì che la persona vittima venga o martoriata o addirittura nei casi più estremi uccisa e via discorrendo. Ci sono state delle prove, nel senso che sono esistite queste Red Room, molte volte però è più una leggenda del deep, del dark web. In teoria, io non, cioè, io adesso ho messo come motore di ricerca Red Room, entrerò come motore di ricerca. E infatti vedi che vengono trovate delle Red Room. Allora, io ovviamente non entrerò in questi siti perché non c'è. Cioè, allora, premesso che sono siti che sono aperti da 5 ore,
questo da 5 ore, questo da 4 mesi, questo da 6 giorni. Io direi che ovviamente non è il caso di entrare in siti di questo tipo, pur fake che siano. Però, come potete vedere, con questi motori di ricerca è anche facile trovare robe di questo tipo, nel senso, se mettiamo la parola Red Room, lui come motore di ricerca ovviamente vi va a ricercare se è aggiornato quella parola. Entrare in questi siti, insomma, è illegale. Illegale nel senso che non è che è illegale entrarci, è illegale a vedere, cioè, anche perché comunque, allora vi dico la verità, sono entrato in questi siti. Allora facciamo così, me ne apro uno, ok, quello aperto da 5 ore. Ok, adesso mi rindirizza ovviamente nella pagina. Ok, come potete vedere già la copertina non è molto entusiasmante. Allora, innanzitutto, se io entro in visualizzazione così non corro nessun tipo di rischio, nel senso che io non sto interagendo. Ovviamente, per entrare nella Red Room dovrete andare a Joint oppure ve ne andate via, ok? Se però cliccate su voglio entrare, ovviamente non è che entrerete in una Red Room, entrerete in un'altra stanza, ovviamente, dove vi verranno chiesti comunque dei soldi, un pagamento per poter partecipare alla visione. Ma tuttavia non è così scontato che una volta che pagate parteciperete. Perché? Perché chi crea queste stanze e se ci sono persone che fanno veramente queste porcate, non è che vi fanno entrare così dall'oggi al domani. Ci vuole del tempo, vi devono mettere alla prova, devono capire che voi non siete chiaramente degli agenti infiltrati, che non siete dell'FBI, che non siete comunque sia di un giro che comunque possa andare a disturbare la loro, tra virgolette, attività. Molte volte queste Red Room vengono create a regola d'arte, nel senso che comunque chi fa queste cose sono attori, sono persone che vengono pagate per fare determinate tipologie di scene. Altre volte no, però a rischio, per non rischiare, io vi consiglio comunque di non entrare, di non andare mai a vedere questa tipologia di siti, ok? Io adesso sono entrato giusto per farvi vedere, esco, ok, ma voi mi raccomando, state attenti quando entrate in questa tipologia di siti. Ok, bene, allora come ultima cosa che vi voglio fare vedere, e questa qui non è una cosa che c'entra con il dark web, allora vi voglio fare vedere questo sito che ho trovato, che si chiama spaceghetto.space. Ok, questo qui è un sito prevalentemente un blog, un sito blog, insomma, non è proprio un sito, infatti è ostato su WordPress. Ma quello che mi ha stupito di questo sito, che cos'è? È che è praticamente la copia identica del vecchio sito che forse qualcuno della mia età si ricorda, che si chiama rotten.com. Ok, Rotten.com era uno di quei siti dove venivano caricate fotografie abbastanza, immagini, fotografie, video abbastanza disturbanti. Per disturbanti parlo di fotografie di tipo autopsie piuttosto che incidenti mortali, sì, ma con visioni che è meglio che vi lascio perdere nella descrizione, insomma. Però questo sito qua che io ho trovato, ovviamente è un sito che potrete andare a vedere anche sul Clear Web, perché comunque sia, come potete vedere, l'indirizzo non è criptato. Praticamente va a racchiudere un catalogo di archivi che vanno dal 2011 al dicembre 2020 di immagini che possono andare di tutti i tipi, comiche, disturbanti, erotiche e via discorrendo. Se vi interessa l'argomento un po' macabro, a persone che magari seguono il dark web, l'argomento macabro magari vi può piacere, questo sito ve lo consiglio perché, vi ripeto, è praticamente la copia esatta di Rotten.com. Ok, come avete potuto vedere nel video che avete appena visto, è molto facile se uno se ne intende un po'
andare a ricercare comunque determinate cose nel dark web. Ovviamente nei video che io faccio sono video a carattere educativo, cioè giusto per far vedere che cosa si può ovviamente trovare nel dark web. Ma mi raccomando, non acquistate assolutamente nulla in questi canali, perché è veramente pericoloso e perché è illegale. E di conseguenza io, ripeto, non voglio incitare con i miei video a far sì che si creino delle situazioni che poi possono diventare veramente spiacevoli. Quindi niente, io spero che questo video, come gli altri che ho fatto, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente vi chiedo di mettermi un like e di iscrivermi al mio canale. Detto questo, ci vedremo prossimamente con degli altri video. Intanto vi ringrazio e ragazzi, alla prossima, in gamba!